ascoltaci in onda ogni venerdì, fra seguici su Radio Baiano, noi ti abbagliamo, noi ti invogliamo sempre di più. E tu, tra fatti e rifatti che non sanno i fatti, fatti da parte se non segui l'arte, noi fatti d'arte senza un perché, noi con Monet, tipo Mo e alziamo il tasso alcolico e stabiliamo un contatto radiofonico. Io ho fatto cronico d'arte, in parte frate, impara là e mettila da parte, come il detto, come non detto, con rappo avrà fatto un'opera d'arte, frase ad effetto, come un tiro, questo è l'effetto. Dopo un tiro, come un fakiro, cammino su beat, come un postino ti porto sa hit, ti mando in tilt, come un flipper, sta radio sballa, chiama la popper, Alex, Nino, Bernadette, seguici brother. Fatti d'arte, tanto sai perché, se fatti da parte, se non sai cos'è, citazioni, libri e musica, con Alex, Nino e Bernadette, senza un perché, fatti da te, dimmi tu il perché, uniamo poesia, opere di Monet. La Pasquale Cavaccini si mette. Come si mette? Il mistero arcano dell'arte, ragazzi. La posizione di Pasquale Cavaccini. Vabbè, si mette. E salutiamo questo i nostri affezionati radioascoltatori. Noi siamo ritornati con una nuova puntata. Stavolta con un'altra volta la presenza femminile, perché la settimana scorsa è stata una bellissima saga della salsiccia con il buonissimo Gigione. Salutiamo Nino che ci sta ascoltando. Veramente? Sì, sì. Ha messo il pollice in su. Ah, bene, meno male. Ecco. Il pollice in su a volte si mette per cortesia, eh. Infatti, ogni tanto. Infatti. Che volevo dire? Questa sera siamo tornati con un bel argomento, perché già lo possiamo svelare, perché ovviamente è successo stanotte. La notte degli Oscar. Degli Oscar Peppino. Sì. E quindi abbiamo colto l'occasione per parlare di questo premio ambito. Perché c'è dietro un lavoro anche artistico, perché poi parleremo anche della statuetta e anche la storia divertente anche della statuetta, è così, un po' come quella là dei mondiali di calcio, che è stata scolpita da un artista italiano. Ah, no, pensavo che l'avessero persa un cane in Inghilterra, l'avesse trovato anche come la Coppa dei Mondiali. Però a proposito di sculture e opere d'arte, vogliamo leggere la prima notizia di questa sera. Chi la vuole leggere? Tu. La leggo io. Poi leggo la seconda e poi la terza, vediamo. Affittasi opera d'arte, già ne parlammo testé pochi mesi fa. Arte e sharing economy, questo è il titolo. Ormai è business consolidato e ciò significa che la domanda è cresciuta. L'oggetto è desiderio dell'arte, anzi l'opera d'arte da esporre temporaneamente all'interno dell'azienda o anche in casa propria per esaudirlo aumenta il numero di compagnie disposte a fornire servizi di noleggio sempre più raffinati. Oltre a un discorso sociologico sulla cultura dell'appartenenza, l'art rental si presenta come un'attività redditizia per i clienti che mirano a migliorare la propria immagine o quella dell'ambiente di lavoro, senza sostenere l'investimento di capitali che l'acquisto di un'opera d'arte può comportare. Il servizio è profilato e preceduto da indagini sull'effetto che il cliente intende ottenere. Il pacchetto arriva ad includere consulenze, stime, valutazioni delle esigenze individuali, selezione di una serie di proposte sulla base del budget concordato, trasporto, installazioni e supplementi vari. Quindi in pratica questa iniziativa di Art Remba, che diciamo così è una compagnia newyorkese, che è stata lanciata nell'aprile del 2012, quindi ha già quasi 3 anni, ovviamente queste tipi di aziende sono sempre finanziati da privati, che la maggior parte sono sempre anonimi, e in questo caso la domanda dell'opera d'arte in affitto, quindi le richieste dei consumatori, sono aumentate del 40% dal 2012 ad oggi, e ovviamente queste ha fatto aprire un dibattito nell'ambito artistico, perché si è sempre pensato
che l'opera d'arte sia qualcosa che appartiene a tutti, che comunque noi pensiamo alle mostre museali, no? O alle grandi esposizioni mondiali, in cui tutti possono essere protagonisti dell'opera d'arte. Però la cosa bella anche delle aste e collezioni private è che tutti possono guardarle, però allo stesso tempo io so che l'opera d'arte l'ho comprata io, quindi appartiene a me, sì. No, quasi come un tesoretto fiscale da poter lasciare ai propri avi, sì. E quindi è una bella iniziativa, anche se è un po' strana perché è nuova. Sì. Poi c'è anche Treccani fa 90, nel senso che fa paura. Oppure sì. Fa 90 anni, non lo so. Fa 90 anni, immagino. Oppure si fa 90 paura. Eh sì, fa 90 anni. Li porta bene i suoi 90 anni la Treccani. Garantisce il direttore Massimo Bray. Il prestigioso Massimo istituto Bray, chi è? È il, un vecchio caro amico. No, è il vecchio presidente della cultura, come si chiama? No. È il ministro dei beni dell'attività Dei dell'attività culturale, sì, che poi anche non lo sapevo. È ancora o lo era? È ancora. Ah, è ancora. È ancora, fino a quando Renzi non se ne va. Poi Renzi se ne va fra un po'. Quindi deve essere ancora lì. Il prestigioso istituto nato il 18 febbraio del... No. Hai ragione tu, è l'ex, quando c'era il governo vecchio. È Franceschini. Adesso è Franceschini e bravo, comunque non si è distaccato dal... dalla politica è culturale. Ancora attivo, ecco. Direttore amministrativo, non mi ricordo di quale ente, però diciamo che lavora sotto sotto, perché Franceschini, parliamoci chiari, è bravissimo su quello che fa, però non capisce una minchia di beni culturali, perché non l'ha mai fatto, è normale, sì. Quindi si fa aiutare, voci dei sotterfugi dicono che si fa aiutare da Massimo Bray, che è un grandissimo esperto del bene culturale, perché è anche direttore della Treccani, che non è una cosa non è da poco. Eh? Allora, il prestigioso istituto nato il 18 febbraio del 25 per iniziativa dell'omonimo industriale mecenate e del filosofo Giovanni Gentile si appresta a celebrare la sua veneranda età, cioè 90 anni, con il convegno di studi sul tema Le vite degli italiani. Quindi la Treccani è la biografia nazionale, praticamente la Treccani è vista come lo specchio della società italiana, quello è quello che è in realtà. E con un flash mob rivolto agli studenti delle scuole superiori, entrambi in programma il giorno dell'anniversario nella sede storica di Piazza dell'Enciclopedia Italiana a Roma. Al coro di festeggiamenti si unirà anche il sito, Radio Baiano, questo sito, pubblicando online 90 parole scelte dalla Treccani per rappresentare i suoi anni di attività contestualizzati nella storia dei nostri costumi e della nostra società. Praticamente dal termine cruciverba, se scelto per rappresentare l'anno 1925, si arriverà all'emma Tinder del 2014. Praticamente si sceglie un termine all'anno per caratterizzare l'anno. Nel 1925 era cruciverba. Nel 50 blue jeans, 56 blue jeans. Dove sta? Sì, nel 56 blue jeans, nel giradischi nel 50, modulo lunare nel 69, telefono cellulare nell'85. Vabbè, hanno caratterizzato quegli anni. Sì, poi tra l'altro compariranno anche i 90 personaggi che hanno caratterizzato secondo noi questi stessi anni. E ci sarà una mostra al complesso del Vittoriano al Museo Centrale del Risorgimento dal 31 marzo che può diventare itinerante a questa cosa della Treccani. Carino, mi piace questa cosa. Ci faremo un giro sul sito della Treccani, bravo Massimo Bray. E invece poi arriviamo ad Assisi. Il soprintendente De Chirico smentisce l'allarme sui restauri della Basilica Inferiore. Ma De Chirico è parente del... è antenato, può darsi. Dice: non ho trovato alcun tipo di problema, tutto assolutamente nella norma, come d'altronde già sapevo. A dirlo è appunto il soprintendente dei beni storici e artistici dell'Umbria, Fabio De Chirico, che al termine della visita al complesso delle basiliche di San Francesco ad Assisi riferisce all'ANSA che i lavori di ordinaria manutenzione degli affreschi trecenteschi, attualmente concentrati transetto di sinistra della Basilica Inferiore attribuito a Pietro Lorenzetti, potranno riprendere quanto prima. La verifica arriva dopo il momentaneo stop ai lavori, provvedimento cautelare ordinato dallo stesso De Chirico in seguito alla pubblicazione dell'articolo firmato dallo storico dell'arte Tommaso Montanari, in cui si riferiva degli esiti dell'ispezione dei tecnici del ministero
E quindi qui le dure critiche abbattutesi come un fiume a ciel sereno sul capo dello stimato restauratore Fusetti, da decenni all'opera ad Assisi, hanno trovato risonanza anche nella stampa internazionale. Fra i frati del Sacro Convento hanno respinto gli attacchi definendoli polemiche presettuose e infondate. Anche De Chirico ha difeso l'operato del maestro, dichiarando che la sua ditta è di primissimo livello e rende tranquilli i frati e noi, ma ha manifestato parere favorevole all'istituzione di una commissione tecnica che svolga azioni di monitoraggio e governi le tante problematiche che pone un sito così complesso, ricco e fondamentale per la storia dell'arte. Un sacco di cose fa. E vabbè, detto questo, andiamo a passo e poi ci ritroviamo qui l'argomento. Sì.
vediamo. Ma che schifo, cavaccini. Ciao, ciao. Vabbè, siamo tornati? Sì. Mentre io sto ridicando tutto, jeans, maglietta, popcorn. Dai, dai. Te sei sto, vabbè. Salotto hanno fatto gli Oscar. Veramente? Sì. Così pare dalle varie notizie. E ha vinto Leonardo DiCaprio. Salotto hanno dato gli Oscar della Lego, non si è preso Leonardo DiCaprio, manco quello ha avuto, perché non ci stava. Manco l'Oscar della Lego. Vediamo cosa sono gli Oscar. L'Academy Award, comunemente conosciuto come l'Oscar, è il premio cinematografico più importante al mondo e il più antico. È anche il più stupido, in parte, certe volte è anche il più stupido. Già che, sapete che venne assegnato per la prima volta nel 1929. Yes. I premi vennero consegnati per la prima volta nella Blossom Room dell'Hollywood Roosevelt Hotel di Los Angeles il 16 maggio del 29. E i nomi dei vincitori però erano già stati annunciati 3 mesi prima, quindi andavano solo a ritirare. Un po' come la Hollywood. Per qualificarsi, un film doveva uscire nella città californiana nei 12 mesi terminanti il 31 luglio dell'anno precedente. Perché poteva uscire soltanto da Hollywood. Film, anche perché i migliori film nel 1929 uscivano all'estero o a New York, c'erano anche ad Hollywood, però i più belli, cioè quelli più significativi a livello di regia, di novità, sceneggiatura, di inquadrature, non è che dice, di inquadrature, dell'uso della macchina da presa, uso dei scenografi, era all'estero più che negli Academy. Gli Academy si concentrava sulle commedie, sui noir, sui musical, purtroppo i musical non è che stesso anche. Diciamo che l'Academy finì un po' di insegnare quando cominciò ad arrivare il sonore e finirono i film muti, ai tempi era un po' diverso però. Dal 1934 la candidatura poi è valsa se i film erano usciti nell'anno solare precedente. Dall'edizione poi del 63 la categoria premio per i migliori effetti speciali fu divisa in due: premio per i migliori effetti sonori e premio per i migliori effetti speciali visivi. Dall'82 invece la categoria premio per il miglior trucco divenne annuale, mentre invece prima non lo era. La notte degli Oscar è una cerimonia molto elaborata che si tiene generalmente tra febbraio e marzo di ogni anno. Sì. Nella quale gli invitati fanno sfoggio appunto delle creazioni dei più celebri stilisti e viene trasmessa dalle televisioni di tutto il mondo. Quest'anno l'hanno fatta su Cielo. È iniziata alle 10:30 ieri sera. Sai che ora è finita? Alle 2:30 c'erano. No, alle 2:30 c'erano le premiazioni. Finito alle 6:30. Quindi alle 6:30 di mattina. È iniziato alle 10:30 che hanno fatto vedere. Ma finisce alle 6:30, la finisce verso le 2 di notte. Il nome ufficiale della statuetta dorata è Academy Award of Merit, mentre vi sono varie versioni su come venne coniato il nomignolo Oscar. Secondo la più accreditata, esso originò da un'esclamazione di Margaret Herrick, impiegata dell'Academy of Motion Picture Art, la quale, vedendo la statuetta sopra un tavolo, esclamò: assomiglia proprio a mio zio Oscar. Infatti quello ma è uno zio pelato, quindi assomigliava a questo Oscar. Quindi poteva assomigliare anche a mio padre, volendo. Il trofeo è costituito da una lega di metallo ricoperta prima di nickel, poi argento e infine oro a 24 carati. La statuetta poggia su una base in nickel raffigurante una bobina da film con 5 raggi che rappresentano le categorie originali dell'associazione Academy: attori, registi, sceneggiatori, produttori e tecnici durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Dal 1942 al 1944 fu in gesso perché avevano paura che qualcuno le rubasse o le vendesse, come è stato fatto molte volte negli anni successivi. È alta 35 centimetri e ha un valore commerciale di $295. Inoltre i vincitori sono invitati a non venderla, ma casomai restituirla. Infatti, se devono vendere sono restituita. Vengono loro come ricordo. Dal 1900. Dal 1983 i premi più ambiti nel mondo del cinema sono prodotti dall'azienda
Owens di Chicago, che ogni anno, circa 4 settimane prima della data scelta dall'Academy, comincia a fabbricare le statuette. 4 kg il peso medio di ogni Oscar, di cui vengono prodotti annualmente solo 50 esemplari. È molto più pesante di quello che sembra, spiega il direttore della Owens, Mark Averson. Che per i premi Oscar questa compagnia produce anche le targhette da applicare sulle statuette col nome del vincitore. Vengono create poi le targhette con i nomi di tutti i nominati e poi quelle dei perdenti vengono distrutte la sera stessa. Purtroppo sì, non li puoi parte. In mano l'Oscar impugna una spada da crociato. Un altro fatto importante da sottolineare è che la statuetta non è sempre uguale. Dal 1929 ne sono state consegnate quasi 3.000. Ognuna di esse sulla base ha un numero diverso e progressivo, in modo che ogni singola statuetta sia unica e irripetibile. Un altro dettaglio curioso poi è che l'Oscar è totalmente nudo. Come mamma l'ha fatto. Sì. Se vi state chiedendo il perché di questa scelta, ebbene sappiate che quando Cedric Gibbons stava progettando la costruzione della prima statuetta, prese come modello l'attore Emilio Fernandez, che assomigliava a zio Oscar, che posò nudo. Probabilmente sì, assomigliava a zio Oscar, probabilmente. A scolpire poi materialmente l'Oscar fu George Stanley, il quale, avendo il modello nudo, creò di conseguenza una statuetta nuda. Per forza. Sì. C'aveva quello. Passiamo alle categorie. Ci sono molte categorie. Tante categorie. Abbiamo l'Oscar al miglior film, al miglior, sì, al miglior film straniero. La più importante per i film stranieri, perché il miglior film difficilmente lo possono vincere. Al miglior film d'animazione, al miglior documentario, al miglior cortometraggio, al miglior cortometraggio d'animazione e al miglior cortometraggio documentario. Poi abbiamo al miglior attore, alla miglior attrice, al miglior attore non protagonista e attrice non protagonista. Regista, sceneggiatura non originale e originale. Didascalie, fotografia, fotomontaggio, scenografia, trucco, costumi, effetti speciali. Colonna sonora, canzone, sonoro, montaggio, montaggio sonoro, merito e tecnica. Poi esistono poi i premi speciali, ovvero l'Oscar onorario e quello giovanile. Sì, quelli giovanile, da quanto tempo non si dà l'Oscar giovanile? Però più, esiste. Non l'ho sentito più da un sacco di tempo. Poi ci sono quelli dedicati a personaggi. Sì, vabbè, o morti o vivi, sì, onorari, eccetera, eccetera. O resuscitati, anche quelli resuscitati. A Gesù ha avuto un Oscar nell'anno 34, sì. Ci sono poi dei momenti memorabili. Più volte ogni cerimonia si è caratterizzata per momenti esilaranti, ma anche per momenti commoventi e particolari. Sì. Come non ricordare... Grazie mia madre per quest'Oscar! Come non ricordare la premiazione con l'Oscar alla carriera a Charlie Chaplin nel 1972, che improvvisa sul palco la mitica scena del ballo dei panini in La febbre dell'oro. Memorabile anche il pianto di John Wayne sul palco, felice per la vittoria nel 1970, e la vittoria poi di Marlon Brando nel 1973 nella categoria Oscar al miglior attore protagonista. Brando preferì rinunciare alla statuetta. L'attore, che in quegli anni si era avvicinato alla causa degli amerindi, inviò alla cerimonia una giovane indiana che tenne in sua vece un discorso di denuncia e di protesta contro l'ambiente hollywoodiano. Anni dopo poi si seppe che in realtà la ragazza non era una vera nativa, ma un'attrice. Però il fondamento è quello. Un altro momento importante poi è stata la vittoria a sorpresa di Ingrid Bergman nel 1975 nella categoria Oscar alla miglior attrice non protagonista, che salendo sul palco ricorda la performance meravigliosa di Valentina Cortese, anche lei candidata americana, dobbiamo dire che americana. E che, a dire della Bergman, meritava l'Oscar al posto suo. È una cosa bella Poi si ricorda inoltre nell'edizione del 1992 il vigore di Jack Palance, che sul palco improvvisa un piegamento con un braccio solo. Che potenza, proprio. Altri momenti indimenticabili: abbiamo il bacio tra Andrew Brody e Halle Berry. La premiazione con l'Oscar alla carriera a Federico Fellini, che dal palco chiede a Giulietta Masina, sua moglie, di non piangere, e l'annuncio della vittoria e quindi poi la gioia di Roberto Benigni, vincitore dell'Oscar per il miglior film straniero, che per ricevere la statuetta passa sopra le teste del pubblico. Sì, ma la si sapeva già, però. Si sapeva già che vinceva, non è che... La persona poi che ha ricevuto più Oscar e nomination in assoluto nella storia del cinema è Walt Disney, che l'abbiamo già detto noi in precedenza. Continua ancora. Disney continua ancora. Sì.
che ha avuto molti nomination, è stato Stanley Kubrick che ha avuto 700.000 sì, nomination. Ma molti altri hanno avuto 700.000 sì, nomination. Sì, sì. Walt Disney con 22 Oscar. Sì. Walt Disney ha ricevuto 22 Oscar vinti per i suoi lavori, 4 Oscar alla carriera e un totale 23. Di 59 nomination. 23. Sono 23. Ha vinto ieri l'ultimo. Ah, l'ha vinto ieri, scusate. Con Big Hero 6, è vero. Scusatemi, ho preparato la puntata sabato. Vabbè, però non avevano comunque cambiato lassù. Con un totale di 59 nomination. Un ulteriore record di Walt Disney è quello di aver ricevuto il maggior numero di Oscar in uno stesso anno. Nella cerimonia del 1954 riuscì a vincere ben 4 premi Oscar. Al secondo posto invece John Williams con 49 nomination. 49 sono tanti. Sono tantissimi. Eh sì. Poi volete sapere i film con più candidature? Abbiamo sì, vediamo un po'. 14 candidature con Eva contro Eva del 1950, che però ha ricevuto solo 6 Oscar. Vabbè, ah sì, solo. Di solito non è solo, sono comunque tanti. Eh sì, perché rispetto poi a Titanic, che ha ricevuto sempre 14 candidature, però ha vinto 11 Oscar nel 97. Sì. Abbiamo poi 13 candidature. Tantissime 11 Oscar, e quasi tutti ha vinto. Sì. No, ha vinto tranne quello degli attori. Tranne quello degli attori. Leonardo DiCaprio, poi attrice, attore, protagonista non protagonista. Non ha potuto vincere, sì. Giustamente, perché non, a parte quelli non protagonisti, non è che erano chissà quanto chissà presenti. Abbiamo poi 13 candidature per Via col vento del 39, del 39, sì, che ha vinto 8 Oscar. Da qui all'eternità del 53, che ha vinto sempre 8 Oscar. Mary Poppins del 64, che ha vinto 5 Oscar. Chi ha paura di Virginia Woolf del 66, 5 Oscar. Forrest Gump del 94 con 6 Oscar. Shakespeare in Love del 98 con 7 Oscar. Il Signore degli Anelli del 2001, 4 Oscar. 7 Oscar Shakespeare in Love, veramente. Questo è uno dei patemi degli Oscar. Quello non se lo meritava. È un bellissimo premio. Neanche uno di quei 7. Sì, ma poi uno di quei 7. Dico, non si è ancora capito l'Accademia, oggi per quale motivo abbiano scelto l'Accademia Cinematografica. I criteri non lo so in base a ma secondo me all'epoca non c'era nient'altro. No, all'epoca nel 2000 cosa c'era? Poi lo controlliamo. Nel 98 dopo 98, controlliamo. 99, ma non ne parliamo, ti ricordi? 90, ah, no, sì, 99. Il fatto di Meryl Streep, no? Che vabbè, è sì, una dopo grandissima attrice. Ma poi ne parliamo anche di quello, perché sì, lì dopo ci sono una mischia Francesca giù. E poi abbiamo sempre 13 candidature con Chicago del 2002 con 6 Oscar. Di cui ho avuto delle candidature abbastanza strane. Però Chicago, un altro film che doveva avere massimo 3-4 candidature. E poi il fatto che l'ha vinto 6 di Oscar. Ciao Franci. Abbiamo poi i film invece più premiati. Sono stati con 11 Oscar Ben Hur del 59. Aveva 12 candidature. Però. Aveva 12 candidature. Quindi ha vinto tutto tranne una. Sì. Abbiamo poi Titanic del 97 che aveva 14 candidature e ne ha vinti 11. E poi Ritorno del Re del 2004 che ha vinto 11. Sarebbe Il Signore degli Anelli. E ne ha vinti tutti. Ha vinto tutte 11, sì. Sì. Poi 10 Oscar invece per West Side Story del 61. Sì. Che ha avuto, però aveva 11 candidature, quindi non ne ha vinto solo uno. In questo caso. Sì. 9 Oscar per Gigi del 1958 che ha vinto. No, le ha vinte tutti, 9 su 9. L'Ultimo Imperatore, sempre 9 su 9 dell'87. Ricorda che è di Bertolucci, sì. Italiano, sì. Tutte le ha vinte tutte quante, se non mi sbaglio. Le ha vinte tutti. Dopo e poi parleremo degli Oscar, sì, degli Oscar italiani. E poi Il Paziente Inglese del 96 che ha vinto 12. Altro bel film, sì. No, 9 Oscar e 12 candidature. 12 candidature, sì. Poi abbiamo invece 8 Oscar per Via col vento che aveva 13 candidature, Da qui all'eternità che ha vinto 13. No, 8 su 13. 13, sì. Fronte del Porto che ha vinto sempre 8, aveva 12 candidature, sì. My Fair Lady che aveva sempre 12 candidature, Cabaret 10 candidature, Gandhi 11 candidature, e Amadeus 11 candidature. Sì. Su questo ci siamo. Sì. Attori che non hanno vinto l'Oscar. Che hanno vinto più Oscar. Oh, Catherine Hepburn ha vinto 4 Oscar. 4 Oscar su 12 nomination. 12. Vinti tutti come miglior attrice protagonista per La Gloria del Mattino del 1933, Indovina chi viene a cena del 67, Il Leone d'Inverno del 68 e Sul Lago Dorato dell'81. 81, sì. Poi abbiamo Meryl Streep che ha vinto 3 Oscar su 19. Su 19. 20, su 20 candidature. Che fatto sì, uno. Anche non l'ultima. So se l'hanno già contata, può darsi anche se hanno 19. È l'attrice che ha ricevuto più nomination in tutta la storia degli Oscar. Che ne ha vinti di meno in relazione alle candidature. Sì, ha avuto più candidature
che, di quelle che doveva avere, e meno Oscar di quelle che doveva avere. Praticamente doveva avere almeno 3-4 candidature in meno e un paio di Oscar in più. Sì, sì. Di cui due vinti come miglior attrice protagonista per La scelta di Sophie del 1982 e The Iron Lady del, del 2011. Kramer contro Kramer. Aspetta. E uno vinto come miglior attrice non protagonista per Kramer contro Kramer. Poi abbiamo Jack Nicholson, che ha vinto 3 Oscar su 12 nomination, di cui 2 vinti come miglior attore protagonista per Qualcuno volò sul nido del cuculo. Cuculo è più carino. E Qualcosa è cambiato. E poi uno vinto come miglior attore non protagonista per Voglia di tenerezza dell'83. Poi abbiamo Ingrid Bergman, che ha vinto 3 Oscar su 7 nomination, di cui 2 vinti come miglior attrice protagonista per Angoscia e Anastasia, rispettivamente del 1944 e 56, e uno vinto come miglior attrice non protagonista per L'assassinio dell'Orient Express. Bellissimo, 74, sì. Bellissimo. Poi abbiamo Daniel Day-Lewis, che ha vinto 3 Oscar su 5 nomination. Lui è andato meglio. È andato meglio perché si è scelto i ruoli buoni. Sì, ha vinto come miglior attore protagonista per Il mio piede sinistro, Il pretoriere e Lincoln. Si va a scegliere il pretoriere e Lincoln, soprattutto in America. Come puoi perderlo? No, cioè, hai già vinto in partenza, perché è un film che tocca. È stato è furbo, perché se è come se fosse anche per ruoli molto... American Sniper, Peppe ha vinto un premio che non lo vedi spesso questo attore, lo vedi una volta ogni 3 anni. Se li scegli bene i ruoli, non accetti tutti i film. I ruoli abbastanza... Sì, invece ci sono molti attori che scelgono tutto. Tutto, esatto. Per esempio, Peppe, American Sniper ha vinto i premi sonori. Sì, ha vinto l'Oscar, ha vinto quasi niente, ma quest'anno si sapeva che sarebbe stato così, perché non possono sempre vincere i film americani troppo la patriottici esatto, perché lo stesso Selma non avrebbe vinto, ha vinto anche in quel caso la canzone, quindi... poi abbiamo Walter Brennan che ha vinto 3 Oscar su 4 nomination, esatto. Sì, vinti tutti come miglior attore non protagonista per Ambizione, Kentucky, del 36, Kentucky del 38, e L'uomo del West del 40. Vogliamo mandare una canzone, poi vogliamo mandare una canzone, sì. Gordi Zavala. Leave me on my own. I do it as I wish. I know you hate the storm.
Che il nostro Cavaccini ha vinto il miglior Oscar, biondo non protagonista, gli ultimi di quest'anno è il miglior biondo non protagonista, è il miglior comparsa nel film sbagliato. Sì. Miglior comparsa in che film? Che film era? Che film, Cava? Dici che film era? La comparsa. Facci in sapere, film? Cava. Che film? Comunque noi andiamo vogliamo avanti. Leggere e continuiamo. Sì, andiamo. Dai, no, aspetta. Erano i film più premiati. Che ecco, leggere. Gli attori che hanno gli attori che hanno il record di nomination consecutive. Consecutive. Bette Davis con 5 nomination. 39, 40, 41, 42 e 43. 5 in. Praticamente di questi ne ha vinto soltanto. È una vittoria per La figlia del vento nel 39. Però ne ha avuta anche altri. Sì, sì, poi di là. Non ne ha avuto anche altri di più. Poi Greg Gerson con 5 nomination dal 42 al 46 e una vittoria per La signora Miniver del 43. Poi abbiamo invece Marlon Brando con 4 nomination dal 52 al 55 e una vittoria per Fronte del Porto del 55. Ha vinto l'ultimo praticamente. Gli attori invece che hanno il record di Oscar consecutivi vinti abbiamo Louise Rainer, miglior attrice nel 37 e nel 38. Sono solo in tre perché sono solo due anni consecutivi. Nessuno ha mai vinto tre anni consecutivi. Sì, sono solo due. Anche sì. Perché l'Academy non te li dà tre anni consecutivi. Cioè, non te li dà proprio. Anzi, ora non te li dà manco due anni consecutivi. Sì. Si è visto l'anno scorso, due anni fa e l'anno scorso con... Jennifer Lawrence che aveva tre anni consecutivi e ne ha vinta solo una. Poi abbiamo... Forse non meritava più nel secondo. Oddio, nel secondo qual era? In che cosa era nominato? L'anno scorso, nell'American Hustle. L'anno prima, se non mi sbaglio, in quello con Bradley Cooper, ma non mi ricordo come si chiama. Sì. Quello era un bel film, ha fatto una bella interpretazione. Poi abbiamo invece Spencer Tracy, miglior attore nel 38 e nel 39, con Capitani Coraggiosi e La città dei ragazzi. E poi Catherine Hepburn. Miglior attrice più Oscar, 68 e 69, Indovina chi viene a cena e poi Leone d'inverno. D'inverno che abbiamo già detto prima. Invece i registi che hanno vinto più Oscar erano Billy Wilder è un'istituzione nella, sette statuette. È un'istituzione nell'Academy perché praticamente ha fatto tantissimi film. È amato da Hollywood in una maniera incredibile, considerato ancora oggi per Hollywood il miglior regista al mondo, per Hollywood. Sì. La critica ha dato a... è stato il regista che secondo la critica, secondo alcuni siti, al 100% di film belli praticamente. Cioè il numero più alto di film belli, no? Cioè, ma il numero più alto di film belli. Cioè, questo però solo a livello di Academy, però non è una cosa mondiale. Non è una cosa mondiale, è soltanto a livello di Los Angeles e di Hollywood. Non hai detto niente però. Sette statuette, appunto, due vinte come miglior regia per Giorni perduti e per L'appartamento, due vinte per la miglior sceneggiatura originale per Viale del tramonto e per L'appartamento, una vinta per la sceneggiatura non originale per Giorni perduti, una per miglior film per L'appartamento e una statuetta alla memoria Irving Talbert. Poi abbiamo Francis Ford Coppola
che ha ricevuto 6 Oscar, uno per la regia e uno per il miglior film del Padrino, sì, sì. Parte 2, 3 per la sceneggiatura e uno alla memoria sempre di Irving Thalberg. E poi abbiamo Federico Fellini, che ha avuto 5 Oscar, 4 vinti per il miglior film straniero e un Oscar alla carriera del 93. E appunto di Fellini parliamo di tutti gli Oscar vinti dall'Italia. Eh sì, ce ne sono tantissimi, veramente tanti. Il è il paese insieme alla... Insieme, vabbè, il paese tranne gli Stati Uniti che ha vinto più Oscar. Il secondo posto, se non mi sbaglio, sta la Francia. Il terzo, se non mi sbaglio, è la Svezia. A meno che il Giappone non si è avvicinato, non ricordo questa cosa. Mi sembra sia la Svezia. Il primo Oscar è il primo, come dovrebbe essere il straniero, primo, paese straniero, il primo posto è il primo posto, però dobbiamo molto al film e i film degli anni 60 erano molto amati dai, sì, ma infatti sono tutti molti, vecchi, sì, ma molti registi americani si sono ispirati, ma abbiamo detto, sì. Coppola era anche italoamericano, scozzese, sì, italoamericano, sì, sì, ed è ispirato, ma tanti vediamo, sì, tantissimi, cioè, sono il primo Oscar italiano. Qualcuno piace Cash, no? Ok. è quello di Billy Wilder. Qualcuno si voleva farlo apposta, ne ha citato uno. Il primo Oscar italiano fu assegnato a Sciuscià di Vittorio De Sica nel 47, che ottenne il bis 3 anni dopo con Ladri di biciclette, nel, proprio, appunto, nel 50. Ladri di biciclette è considerato il film dell'anno più bello. Sì. Sì, sì, questo è proprio il capolavoro italiano secondo la critica americana. Sì. Nel 1957 poi iniziò l'era di Federico Fellini, esatto, che vinse la prima volta con il film La Strada, bissando poi l'anno seguente con Le Notti di Cabiria, esatto, del 58. Poi una doppietta straordinaria, cui seguirono altri successi, 8 e mezzo, Oscar del 63 e poi Amarcord del 74. Commovente fu l'Oscar alla carriera, assegnato al grande regista romagnolo nel 93, anno della sua morte. Terzo Oscar poi nel 65 per Vittorio De Sica con Ieri, Oggi e Domani, e un quarto nel 71 per Il Giardino dei Finzi Contini. L'anno prima, nel 70, è italiano il miglior film straniero per Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Preti. Petri. Dopo una pausa abbastanza lunga, l'Italia torna a vincere nella categoria con Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Anche questo molto bello. Nel bellissimo. 90. Dimenticato Bertolucci nell'87, non so se è Bertolucci con L'ultimo imperatore, che nel 1988 ebbe un totale di 4 statuette. È un grande bottino. Sì. Nel 92 poi è l'anno di Gabriele Salvatores e di Mediterraneo. Sì. Infine poi il ciclone Roberto Benigni. Sì. Infine, sì. Poi abbiamo Roberto Benigni nel 99, miglior film straniero con La vita è bella, e Benigni come miglior attore. La statuetta alla miglior attrice è stata vinta solo 2 volte, da Anna Magnani. L'anno scorso, sì, vinto un altro. Per ricordarlo, sì, che ne hanno vinto un altro per un altro film che a molti non è piaciuto. Diciamo, la via di mezzo tra. Non so che ne pensate voi, se vi è piaciuto o no il film di Sorrentino. A me no. A me, diciamo che è piaciuto per la fotografia, che è tipicamente non italiana, per i mezzi, per le inquadrature, ma anche la sceneggiatura, ti devo dire che mi è piaciuta proprio per, purtroppo, quando si trattano dei temi specifici, no? Come la vita mondana, l'area borghese o meno di una città, è sempre un po' un buco nell'acqua, però è bello vedere diciamo così la vista di un regista, perché il regista quello fa in pratica, poi ognuno ha i propri mezzi, sì, anche a livelli tecnici, però la cosa bella è di vedere uno squarcio della società attraverso gli occhi del regista, perché magari lo stesso film se l'avesse diretto Pupi Avati oppure un altro regista sarebbe stato sicuramente diverso, perché sì, ognuno giusto ha la propria cifra stilistica. Beh, questa è la cosa bella. Però devo dire che a me, nonostante ovviamente non è il tipo di film che adoro, perché, anche perché comunque Sorrentino non è che un regista che mi fa impazzire, però quando comunque la tecnica c'è. Ma la tecnica sì, nessuno la mette in dubbio. Vabbè, ma noi dobbiamo parlare a livello proprio oggettivo, perché se un film arriva a quei livelli, sì, è anche un po' pompato, perché come ha detto Peppe prima, anche
gli Oscar, le attribuzioni degli Oscar sono un po' strane, perché magari un film italiano ottimo non viene preso in considerazione e poi... Però c'è da dire che non è che aveva tutta questa concorrenza l'anno scorso. No, ce l'aveva la concorrenza. All'estero sì. Film danese che era molto più bello, che l'ho visto, era molto, molto più bello di quello là, e non l'ha vinto. Ma purtroppo... Questo l'ho detto, no, ma io non parlo di quello danese, che secondo me era un altro livello. Tutto un altro argomento, giustamente, era tutto altra cosa. Io parlo di altri film italiani che potevano vincere negli ultimi 10 anni, no? Sicuramente avrebbero potuto vincere al posto della La Grande Bellezza, però come si può dire, Peppe, anche nella musica ci vuole anche la fortuna. Sì, sì, ma... di arrivare, magari se l'avesse scritto 7 anni fa questo film, non avrebbe nemmeno vinto il Leone d'Oro. È inutile stare qua a parlare. Secondo me il film è un buon film. Era meritevole di Oscar, però sono sicuro che non sarà uno scandalo. Significa che nei prossimi anni, fra 20 anni, nessuno ricorderà più il fatto che non lo meritasse. Ricorderà che l'Italia ha vinto nel 2013. Io questo penso. 2014, non è come molti altri film che invece ancora oggi sono scandalosi, che hanno vinto, vincere. Io questo 25-30 anni. No, e non sono d'accordo con quegli italiani che purtroppo sono invidiosi, dicendo no, Sorrentino non ha meritato l'Oscar, l'ha vinto perché è stato comunque portato molto dalle major americane. Ed è vera sta cosa, sì. Ed è vero. È stato portato molto avanti dalle major americane. Peppe, per vincere l'Oscar come film straniero, o è un film eccezionale, oppure vieni preso in simpatia dalle major americane, perché purtroppo è così. Vabbè, però comunque non è un film che fa schifo, perché no, se a livello tecnico è un buon film, a livello di sceneggiatura e gli attori, poi vabbè, ci sono attori che non potrebbero recitare nemmeno nei cinepanettoni, però il film non è scandaloso. Non è scandaloso, è un film. È un buon film, non è eccezionale, è un buon film. È un buon film, quindi ci sta, anzi siamo contenti che l'ha vinto, perché sì, non è meglio così. Ritorniamo ad Anna Magnani, che ha vinto per La Rosa Tatuata come miglior attrice, poi Sofia Loren che l'ha vinto nel 62, sempre come miglior attrice per La Ciociara. La Ciociara ha dato il meglio di sé. E poi nel 91 vinse anche l'Oscar alla carriera. Sì. O forse potevano vincere molto più donne. E molto poi più uomini, secondo me, perché ce ne sono state alcune che sono rimaste nella storia del cinema italiano. Poi sono molti di più gli Oscar vinti dall'Italia nelle categorie cosiddette tecniche, in tutto 33. Dal costumista Piero Gherardi, che vinse nel 62 per La Dolce Vita, e nel 63 per 8 e mezzo da Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, coppia da Oscar per le scenografie, hanno vinto 3 statuette, e poi le 3 volte della costumista Milena 4. Adesso 4, sì, con Onero Canonero, sì, Canonero. La pronuncia è un po' strana, perché sta sempre all'estero, quindi all'estero la chiamo in un'altra maniera. La chiamano più alla spagnola, la chiama Canonero. Canonero. Invece in Italia è Canonero. Sì, vabbè. E poi le 3 del musicista Giorgio Moroder. Le 2 di Carlo Rambaldi. Per gli effetti speciali. Di Vittorio Storaro per la fotografia, di Piero Scalia per il montaggio, senza dimenticare poi Pietro Germi, Ennio De Conci e Alfredo Giannetti, sceneggiatori di Divorzio all'italiano. Poi Nicola Piovani per La vita è bella, Dario Marianelli per Orgoglio e pregiudizio, Gabriella Pescucci. Posso dire una cosa? Ma che è una costumista, allora sì, a livello tecnico chi era? Vabbè, Alberto Sordi non ha mai vinto. Totò non ha mai vinto. No. Pasolini nemmeno come scrittura. Totò non ha mai vinto. Pasolini mi sembra che abbia avuto una candidatura. Una candidatura? Sì, ma non ha vinto. Non ha vinto. Morricone non ha mai vinto. Non ha mai vinto niente. Morricone è messo in America. In America lo so, è così amato, specialmente per i film. Non c'è mai riuscito. Ha avuto un Oscar onorario, se non mi fa. Non voglio dire cazzate, però. Sì, ha avuto un Oscar onorario. No, mi ricordo che viene premiato. Per questo, forse è quello là. Forse quelli là alla carriera non vengono citati. 4 gli Oscar alla carriera assegnati ai talenti italiani del cinema. Oltre Loren e Fellini, l'Academy diede nel 95 riconoscimento a Michelangelo Antonioni. Antonioni. E nel 2001 al produttore Dino De Laurentiis. Presidente. Con La Grande Bellezza poi sono 13 le statuette conquistate a Hollywood dei film proprio italiani. Sono 13, sì. Sono 13, aspetta, ci dovrebbe essere, poi la vediamo dopo la canzone, la tabella di tutti gli Oscar stranieri e le candidature. Sì, dopo la vediamo.
Vogliamo mandare una canzone? Sì, se sì. A questo punto mandiamo una canzone. Mandiamo Mati. Why then is this job? Perché? Abbiamo controllato che premi e nomination per paese. Infatti l'Italia, come aveva detto Peppe, è al primo posto con 14 premi vinti e 31 nomination, di cui 3 premi speciali e onorari, 2 premi speciali vinti da Disica e un onorario per una collaborazione italo-francese. Mentre invece al secondo posto troviamo la Francia con 12 premi vinti e 39 nomination, quindi in più nomination rispetto a noi. E abbiamo un premio speciale e 2 onorari, uno dei quali per la produzione italo-francese. E poi al terzo posto invece abbiamo la Spagna, che ha avuto 4 premi e 19 nomination. Poi segue il Giappone con 4 premi, con 12. Vediamo chi ha avuto più nomination in V3. La Danimarca ne ha avuti
e la Russia hanno avuto 3 con 10 nomination. Con 10, sì. 8 nomination per l'Ungheria, un solo vinto, purtroppo, sì. Con l'Ungheria. La Polonia è quella peggiore, perché è 1 su 10. Ne ha avuto soltanto 1 su 10. Poi sono tanti paesi che ne hanno avuto, ad esempio, 5 hanno avuto 7 e non hanno vinto. Messico, Israele e Belgio hanno avuto 7 nomination, non hanno mai vinto. Israele ha fatto parecchi. Non hanno mai vinto. Sì. È che poi il resto hanno avuto 5, 4 nomination, 3 per l'India, mai nessuno vinto. Alcuni non hanno avuto. Alcuni una, però, come il Cile, Porto Rico, non hanno vinto. L'Islanda proprio. L'India l'ha avuto come Bollywood. È il successo di Bollywood. No, l'India l'ha avuto per un film di Bollywood, che sì, non mi ricordo come si chiama, dura 3 ore questo film, ed è una palla assurda. Vabbè, Bollywood è un po' croce e delizia del nuovo cinema, il cinema moderno. Comunque, attori che non hanno mai vinto Oscar però, Sì, attori che non hanno mai vinto l'Oscar. Lo zio Oscar. Ce ne sono tantissimi, alcuni hanno avuto più nomination e non hanno mai vinto, alcuni meno nomination, vabbè. Quelli che hanno avuto meno nomination sono meno in voga, diciamo. Leggiamone alcuni, allora. Sì. Allora, Peter O'Toole. Non ha vinto. Ed Harris. Deborah Kerr, che era una grandissima attrice. Cary Grant non ha mai vinto un Oscar. Cary Grant, sì. Greta Garbo non ha mai Redford vinto. Robert Redford, soprattutto. Poi, vabbè, ci sono quelli moderni. Vabbè, Johnny Depp non lo contiamo. Ha avuto poche nomination, una sola. Matt Damon, la stessa cosa, io non lo conto perché non ha... Vabbè, Tom Cruise, che sicuramente ne ha avuto qualcuna. Sì. Poi James Earl Jones, che pure ha avuto qualche nomination ma non ha mai vinto. Richard Burton, questo dobbiamo togliere. Julianne Moore adesso l'ha vinto, sì. Glenn Close la stessa cosa, non ha mai vinto niente. Harrison vabbè Ford. Amy Adams ha avuto ultimamente molte nomination. Brad Pitt non è che abbia avuto molte nomination, no, in vita sua. No. Leonardo DiCaprio l'ha avute, però ne ha avuto qualcuno. Bill Murray anche l'ha avuto qualcuno, non l'ha mai vinto. Samuel Jackson lo stesso. Edward Norton l'ha perso anche ieri, sì. Quindi non, se mi sembra sia arrivato a 3. Judy Garland pure. Judy Garland, però parliamo degli anni 40, quindi sì. non ha mai vinto niente. Naomi Watts non mi ricordo manco quanti ne ha avuto, di verità. Una sicura, però non ricordo perfettamente. E vabbè, questi sono più o meno. Ce ne sono tanti altri, ce ne sono nel passato. Non poi vogliamo ricordare Robert Redford, non l'ha vinto mai come attore, ma l'ha vinto come regista nell'80. Sì, l'ha vinto una volta come regista. E questo è molto più importante, perché come regista, forse come regista è ancora più importante di vincere come attore, perché hai alla più fine merito. Se vi fa vincere un attore, e sei anche tu che hai diretto l'attore, quindi è un po' di merito anche tuo dell'attore che vince. Se tu vinci come regista, vuol dire che è tutto tuo. Esatto, è proprio tuo. Vuoi curiosità? A me? No. Vai. Abbiamo poi diverse curiosità. Sylvester Stallone, Orson Willis, Wells. Charlie Chaplin, devi stare zitto. E Roberto Benigni sono gli unici nella storia degli Oscar ad aver ricevuto le nomination per il miglior attore protagonista e per miglior sceneggiatura originale nello stesso anno. Abbiamo poi Il Signore degli Anelli, Ritorno del Re, che è l'unico film fantasy ad essere stato premiato con l'Oscar per il miglior film, sebbene alcuni considerino anche Forrest Gump un fantasy. Non è un fantasy, però, Gump, ti prego. È una storia inventata per gran parte, ma non è un fantasy. È un'altra cosa, è una cosa la storia. Perché se no veramente dobbiamo definire molte cose un fantasy. Sì. Poi Geraldine Page. Dovette aspettare di essere candidata ben 7 volte prima di essere premiata nell'86 con l'Oscar alla miglior attrice per un viaggio verso Bountiful. Marlon Brando invece ha rifiutato il premio Oscar vinto nel 73 per il film Il Padrino, appunto era in protesta eccetera eccetera. Questo fu il secondo caso del rifiuto di un Oscar. Il primo a rifiutarlo fu George Scott due anni prima. Questo non lo ricordo. Questi due sono finora gli unici due attori ad aver rifiutato l'Oscar ed inoltre hanno recitato insieme nel film La Formula nell'80. Eccolo qua. Sandra Bullock è stata la prima attrice a vincere nello stesso anno, a poche ore di distanza, sia il premio Oscar per miglior attrice sia il quello come peggiore attrice rispettivamente. Esatto. Questo è un altro Oscar immeritatissimo, ma veramente immeritato. Non so come sia venuto in mente all'Academy un Oscar del genere. Perché del genere sono amanti a Sandra Bullock di Racico Trappali che ama Sandra Bullock. Magari anche quello sarà vero, ma l'Oscar non esisteva proprio. Cioè, poi infatti ha vinto il Razzie per il peggiore attrice, cioè il contrario.
cioè sì, il contrario, cioè vincere l'Oscar migliore attrice significa essere la migliore su, che ne so, sulle 150 attrici migliori dei film di quell'anno, contrario, e sì, prendere la peggiore, cioè la 150esimo posto, perché la peggiore è il 150esimo posto, vuol dire che una delle due parti ha non sbagliato, secondo me sì, entrambe le parti hanno sbagliato, però non ci fa capire che c'è una lacuna, la verità è nel mezzo, doveva essere al 75esimo posto, giù di lì. Paul Newman, invece, stanco delle continue nomination senza vittoria, non si presentò a ritirare il suo Oscar per Il colore dei soldi nell'87. Burin. Bravo. Il regista, cioè, non ci credeva nemmeno più. Sì, non sì, andato, sì, non perciò non c'è andato. Woody Allen non ci va mai. Il regista, invece, Stanley Kubrick, considerato come uno dei più geniali autori di sempre, ottenne 4 nomination per la regia. Il dottor Strano Amore, 2001, Odissea nello spazio, Spazio, Arancia Meccanica e Barry Lyndon. Mai niente. E per 5 poi per la nomination. Cioè, la costumista di Kubrick ne ha vinte 2, che è quella italiana, e lui non ha mai vinto niente. Ma vinse solo un premio tecnico per gli effetti speciali per Odissea nello spazio. Vabbè, sì, che è suo in realtà. Sì. Quindi una cosa l'ha vinta in realtà, ma... Sì. Vale poi sappiamo che Woody Allen è stato vincitore di 4 Oscar e non si è mai presentato alla cerimonia per ritirarli di persona. Non si è mai presentato alla cerimonia, appunto. Non si è mai presentato per ogni volta. Sì. Mai. Da quando è nato fino ad oggi non si è mai presentato. Forse si presenterà l'ultimo film che farà, forse. Poi Kevin Costner, Clint Eastwood, Mel Gibson e Woody Allen sono gli unici attori registi ad aver centrato l'accoppiata miglior film e miglior regia di questi Clint Eastwood 2 volte. Nello stesso evento per Balla coi lupi, Gli spietati e Million Dollar Baby. Avevano anche Brevard, io e Annie, gli stessi, escluso Gibson, avevano anche ricevuto la nomina come miglior attore, ma senza vincere. Sì, Million Dollar Baby, sì, la nomina, sì, ma anche Woody Allen l'aveva ricevuto. Sofia Loren, Roberto Benigni, Marion Cotillard e Jean Dujardin sono gli unici attori ad aver vinto l'Oscar recitando in un film non in lingua inglese, rispettivamente per La Sociara del 62, La Vita è Bella del 99, Le Vie en Rose del 2008 e The Artist del 2012. Sì. 2012 francese. Bernardo Bertolucci è l'unico regista italiano ad aver vinto l'Oscar come miglior regista per il film L'Ultimo Imperatore dell'88. Parliamo l'abbiamo di detto regista, prima. Non come straniero, regista. Perché, il problema spesso è che molti film stranieri non possono li fanno concorrere come regia, e qui ci va a perdere sugli attori, perché non verranno mai, quasi mai scelti attori per i film stranieri. Se ci fate caso, gli attori, attrici, protagonisti non sono mai per film stranieri, mai. Anche se sono stati più bravi, è difficile, sì, ce ne sono uno uno su 10, perché sono uno su 20, voglio dire, perché sono 4 candidati, sono 4 diverse statuette, sì, ogni anno, ma massimo uno su 20 ne capita ogni anno. Poi passiamo alle canzoni. Lose Yourself di Eminem è stata l'unica canzone rap della storia a vincere l'Oscar come miglior canzone. E poi abbiamo Catherine Bigelow, che è la moglie di Cameron. È l'unica James donna Cameron ad aver vinto l'Oscar come miglior regista per il film The Art Locker del 2010. Ma si fa aiutare molto dal marito, però film anche migliore sì, dal marito. Questo sì. Gli Oscar, tutti quegli aspetti speciali inutili. Vogliamo leggere gli Oscar di quest'anno? Di quest'anno? Dai. Oscar per il miglior film. Che c'era? C'era American Sniper. Che abbiamo visto. Che cosa sono uscito a vedere? Birdman. Che non ho visto, quindi non ho potuto far molto. Boyhood. Che ho visto. The Grand Budapest Hotel. Che ho visto. The Imitation Game. Che non ho visto. Selma. E nemmeno. La Teoria del Tutto. Nemmeno questo. Whiplash. Whiplash. Non sono riuscito a vedere nemmeno questo. E ha vinto Birdman. Abbiamo poi l'Oscar per il miglior regista. Che ci sta. Nel senso che Alejandro González Iñárritu per Birdman. Sempre per Birdman. Richard Linklater per Boyhood e Bennett Miller per Foxcatcher. E ha vinto il primo. C'era anche Wes Anderson. È morto in Tildum con The Imitation Game. Più o meno sugli stessi di sopra, cambia uno. Sì. Cioè, nel senso, la migliore attrice diversa è Felicity Jones per La Teoria del Tutto, Rosamund Pike per Gone Girl, per Gone, Julianne Moore per Still Alice, Reese Witherspoon per Wild, Marion Cotillard per Two Days One Night. Ed è questo l'unica candidatura che ho visto per un film non americano, francese. Sì.
E ha vinto, vogliamo dirlo? Ha vinto Julianne Moore. Sì. Posso essere d'accordo anche su questo. Sì. Poi invece è il miglior attore, Michael Keaton per Birdman, Eddie Redmayne per La teoria del tutto. Infatti questo sarà prossimamente visto a 3,50 euro. Sì. Spero mi accompagno perché voglio vedere La teoria del tutto, sì. Benedict Cumberbatch. Sì. Per The Imitation Game, Steve Carell per Foxcatcher e Bradley Cooper per American Sniper. È l'ultimo posto di questo. L'ultimo posto, non sì. avrebbe mai Eddie Redmayne ha vinto Eddie Redmayne per La teoria del tutto. Invece la migliore attrice non protagonista l'ha vinto Patricia Arquette per Boyhood. Le altre nomination erano Emma Stone per Birdman. Birdman ha fatto a jet di nomination. Sì. Ma Birdman è stato insieme a Gran Budapest Hotel quelli che hanno avuto più nomination. Sì. 9 nomination in tutto. Keira Knightley. Uno ne ha vinto 4, però quelli più importanti. Sì. L'altro ha vinto 4, però più tecnici. Sì. Keira Knightley per Imitation Game. Meryl Streep, un'altra nomination. Questo poteva non dargliela nemmeno. Sì, ma ormai gliel'hanno data perché si sapeva proprio. Davano la possibilità di nomination a un'altra persona, cioè perché questo non l'avrebbe mai vinto. Come la stessa cosa l'anno scorso. È stata forse un po' esagerata. Sì. Laura Dern per Wild. Oscar invece per il miglior attore non protagonista. L'ha vinto J.K. Simmons per Whiplash. Questo è un altro film che voglio andare a vedere se ci sarà. Sì. Ma questo non credo che sarà. Non lo metteranno. Perché non l'hanno messo proprio, se non mi sbaglio. No. Mm. Edward Norton, gli altri nominati per Birdman. Ethan Hawke per Boyhood. E Mark Ruffalo per Foxcatcher. E Robert Duvall per The Judge. Lotta per miglior sceneggiatura originale. Richard Linklater per Boyhood. Alejandro González Iñárritu. Vabbè, non legge Jacopo. Vabbè, comunque ha vinto sempre Birdman. Miglior sceneggiatura non originale per The Imitation Game. Ha vinto Graham Moore. Invece per la fotografia ha vinto sempre Birdman. Però me l'aspettavo. Lubezki? Tutti a 5 erano. Tutti belli come. Quelli che ho visto io, qua in mezzo sarebbe. Ne ho visti 3 su 5. Quei 3 avevano. Gran Budapest Hotel. Gli ultimi 3 che sono scritti ho visto. Hanno una buonissima fotografia, veramente una gran buona fotografia. Quindi non so Birdman per vincere qua, cioè ancora migliore di quelle è difficile. Dovremmo vedere per giudicare. Il miglior film d'animazione è Big Hero 6. Questo non so se mi sia piaciuto tantissimo perché Vabbè, a livello tecnico non parlo per me perché non l'ho visto, però a molti non è piaciuta sta cosa perché c'erano almeno 2 film che sono piaciuti di più. Sì, ma purtroppo il fatto è che sempre a molti Sons of the Sea è piaciuto di più. Sì. Sempre la nomina, dici tu. Sì, la nominata che porta avanti Peppe, perché comunque è un film che porta molti bambini al cinema, anche se magari è più complesso come storia di un bambino, però magari anche il film di Takahata e Oshiaki, no? Magari poteva essere qualcosa di meglio di Nishimura. Non dico Dragon Trainer 2. No, Dragon Trainer 2 non è male, però è un bel film per questo. Però non l'avrei premiato manco quello perché non quello è l'unico che ho visto dei 5. Non ho paragoni per dire, però molto devo dire che Big Hero 6 a livello di fotografia, nel senso di frame, no? di disegni, sceneggiature e disegni, è un film che comunque merita, un film d'animazione perché è sempre Disney Pixar, però magari potevano dare spazio anche a qualche altro film che non avesse quel marchio potente che è quello della Disney, perché l'ha vinto anche per il marchio che c'era dietro. Invece il film documentario, vabbè, Citizen Four di sì, di vabbè, di Luzzi, Bonfoy e Poitras. Ci può stare, sì. Miglior film straniero. Dalla Polonia. Quest'anno è il primo polacco che ha vinto, un film bianco e nero tra l'altro. Poi c'era l'Estonia, la Russia e la Mauritania, Estonia, Russia e ci manca l'ultimo. È l'Argentina. L'Argentina non lo vedevo. E quest'anno l'Italia proprio non l'Italia. Film, ha sbagliato a mandare film all'Academy, ha mandato Il Capitale Umano, un film che non è buono per l'Academy. Purtroppo perché è incentrato su problemi troppo nostrani. Troppi italiani, sì. Neanche troppi italiani, proprio del nord Italia, perché si parla della Brianza, si parla della Lombardia, dei problemi che hanno praticamente coloro che industriali o lombardi, è un problema troppo grande per Los Angeles, cioè è un film purtroppo devono scegliere qualcos'altro, magari di meno d'impatto però più internazionale. Sì, il film è buono però non avrebbe mai vinto niente. Poi abbiamo l'Oscar per i migliori costumi che è stato dato in italiano, Canonino,
per la miglior canzone Glory di John Legend. È di bellissima canzone. E Common John Legend. Poi abbiamo Oscar per la miglior colonna sonora. Tra l'altro ieri abbiamo avuto una grandissima performance di Lady Gaga, una grandissima performance di Lady Gaga, che ha fatto capire che forse cambiava il registro. Esatto, ma già l'ha cambiato. Che forse il registro che ha intrapreso, cioè di rimanere un po' più sul jazz, Un po' di più musica colta, diciamo così. Nell'ultimo album che ha fatto in compagnia sempre di Tony Bennett, un po' del genere, è un album di rivisitazione di canzoni jazz. Sarà. E si è vista dalla voce, di come ha cantato ieri, che forse è quella la strada che dovrebbe prendere. E non che la voce non le manca assolutamente. No. Anzi, ma no, guarda Peppe. Germanotta, lei ha iniziato con i blues, lei è una pianista. È mosso sposato dal jazz. Guarda che c'ha una grandissima voce, solo che purtroppo ha fatto della musica dance che l'ha portata al successo. Io spero che lei usi questo successo per arrivare alla musica. Magari morta. Forse era quello, intendeva quello. Era tutta la mia stima in questo momento. No, perché Peppe, io l'ho sentita quando era giovane, quando aveva i capelli neri. A caschetto. Ora c'è la agendali. Non si possono vedere. Vabbè, adesso stava, come stava ieri, come stava ieri si poteva vedere come. Aveva i capelli legati. Io l'ho visto sulle carpet, aveva i capelli legati. Li ha sciolti. Stava veramente bene. Stava bene. Sì. Comunque l'ho sentita nelle esibizioni blues ed era bravissima. Però adesso andiamo all'Oscar per la miglior colonna sonora di Alexandre Desplat per The Grand Budapest Hotel. Che aveva due nomination, tra l'altro. Sì. E poi l'Oscar per The Imitation Game. E poi l'Oscar per i migliori effetti speciali è stato l'unico vinto da Interstellar, che è l'unico che meritava, tra l'altro. Quindi secondo me è meritato, cioè nel senso che è l'unico che poteva meritare di vincere. Vabbè, il gli altri film erano non è questo gran film, a me non è piaciuto tantissimo. Guarda, a me Captain America, Winter Soldier c'erano dei bei effetti speciali. Sì, ma quelli di Interstellar erano molto migliori. Molto migliori. Sì, sì, ma in quello c'era niente da dire, però se parlavamo di sceneggiatura aveva dei buchi buchi neri astronomici, tempo. Poi Grand Budapest Hotel ha vinto un altro Oscar miglior per trucco e acconciature. Sì, e ci sta. E diciamo i perdenti chi sono alla fine di questo Oscar? Vediamo le candidature, vediamo. Cioè, il miglior film. I veri perdenti, secondo me, Whiplash ha vinto più di quello che non di quello che meritava, di quello che si aspettava. La teoria del tutto è riuscito a vincere quello di miglior attore protagonista. Sì. Sì. È uscito benissimo anche di Imitation Game perché ha vinto la sceneggiatura. Sì. Selma. Forse, ma se lo doveva aspettare, perché ha vinto comunque canzone, ma se lo doveva aspettare. Ha vinto la canzone. Quello che ha perso secondo me è Boyhood. Che ha perso, perché ha vinto soltanto la migliore attrice non protagonista, perché era un esperimento dei 12 anni del film del bambino che doveva crescere, che facevano crescere, e qui è stato un film creato in 12 anni. Doveva essere un film. E qui doveva essere qualcosa che come regia doveva avere qualcosa in più, però giustamente non l'ha avuto perché il film è bello, ma non è assolutamente no, però è un buon film. Direi di mandare una canzone e poi di ritornare con i consigli. Bravo, sai tutto di questo mondo, ricorda che il premio sarà morte. Essere fermo I'm
Adesso la parola. Siamo ritornati con i consigli del fan da calcio. No, allora, l'artista di questa sera, ovviamente, per il mondo masterpiece, è una donna ed è sempre bello citare le donne. Tamara Dell'Empicca, artista polacca, dicendoci che ha vinto l'Oscar per il film straniero, esponente dell'Art Deco. Fu anche ospite di Gabriele D'Annunzio all'epoca al Vittoriale, rifiutando i suoi continui tentativi di seduzione. Brava. Dopo aver viaggiato per tutta l'Europa, compresa l'Italia e la Germania, all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, si trasferì a Beverly Hills e proprio da qui la sua passione anche per il cinema, perché ci sono molti ritratti d'autore, in California con il secondo marito, il barone Raoul Kofner di De Zio Zeg, che aveva sposato nel 33. Nel 43 si spostarono in Houston, in Texas, dove sviluppò una nuova tecnica pittorica consistente nell'utilizzo della spatola al posto del pennello, che poi venne utilizzata da molti artisti contemporanei. Le sue nuove opere, vicine all'arte astratta, vennero accolte freddamente dalla critica, tant'è che la pittrice cercò di non esporre più i suoi lavori in pubblico. Nel 78 si trasferì in Messico. Morì nell'80 nel sonno, che bella morte. È la migliore, sì. Come da sua volontà, il suo corpo venne cremato e le ceneri venne sparse dall'amico Giovanni Augusta sul vulcano Popocatépetl. Una cosa molto poetica. Curiosità, era bisessuale. Vabbè, una bella cosa. Per questo piaceva a D'Annunzio. Ecco. L'opera, mi sa di sì. L'opera da ricollegare all'argomento di stasera è La donna con la colomba del 1930, olio su tela. Un'opera monumentale quasi, che fa ricordare le dive del red carpet degli anni 30, con inquadrature squadrate quasi alla De Chirico, con il modellismo corporeo ripreso dai grandi registi del Novecento. Per Mondi Masterpiece, Tamara Dell'Empicca con Donna con la colomba, che è un quadro che io consiglio proprio per gli amanti dell'arte proprio piena di contorni, luce e ombre, quasi alla De Chirico, con il modellismo molto alla De Chirico, molto bello, e quindi lo consiglio. Adesso passiamo la parola, chi tocca? A Peppe? Ma sì, due secondi, perché quello che voglio consigliare io è in base a un film che è stato candidato all'Oscar quest'anno. Cioè, il film non è basato sul romanzo, ma l'intero, su un romanzo specifico, ma l'intero lavoro, sto parlando di Grand Budapest Hotel, è basato su un appesi ispirazione dal racconto. Questo è un racconto che ho scelto io a casaccio, è ispirato agli interi lavori, tutti i lavori di questo Steven Zweig, che è austriaco.
è che un autore che è dovuto scappare, giustamente, come era ebreo, come tutti gli ebrei negli anni, fine anni 30, è dovuto scappare per non finire in un campo di concentramento. I suoi lavori, non so se avete visto voi Gran Budapest Hotel, tutto colorato, pieno di diciamo molto caramelloso, molto sognante, e viene proprio dai suoi romanzi, che sono molto sognanti e colorati, con storie che sono sia da una parte tristi, perché diciamo le vicende sono vicende che riguardano le guerre mondiali, riguardano persone che si devono rincontrare dopo un sacco di tempo, però con un contorno più edulcorato, più allegro, un po' come se fosse melanconico, diciamo, tra il bello e il triste. E Wes Anderson ha preso proprio spunto, non soltanto per il film, ma per forse molta parte della sua filmografia, a questo autore. E quindi consiglio qualunque racconto trovate di Stephen Zweig, perché è giusto che un autore poco conosciuto venga conosciuto anche da chi magari ha curiosità di conoscere nuovi autori. Bene, grazie. Io invece consiglio il Getty Museum, se vi trovate proprio in America, a Los Angeles, così proprio, sì. È un museo appunto statunitense, situato a Los Angeles, attualmente ospitato in due sedi: l'arte antica alla Getty Villa di Malibu e il resto al Getty Center su una collina di Los Angeles, aperto il 16 dicembre del 97. Il Getty Museum colleziona dipinti, disegni e sculture, codici miniati, arti decorative europee e fotografie europee, asiatici e americani. Eccetto che per le fotografie, il museo non raccoglie opere d'arte del XX secolo in avanti. Nel 74 Jean-Paul Getty apre il suo secondo museo nella proprietà di Malibu in California, e per creare quindi una villa dei papiri di Ercolano, doveva voleva rifarla. Nel 97, di Ercolano, chissà se è ancora aperta, perché qualche tempo fa non si poteva andare più, non so perché. No, ci sono dei lavori in corso. Ah. Sì, sono ancora sti lavori. Lo puoi chiudere, immagino. No, mi sa che mi si è rotto in mano. Sì. Grazie. Vai, continua. Nel 97 il museo poi si spostò nella collocazione attuale, progettata dall'architetto Richard Meyer, e la casa di Malibu viene ristrutturata e chiamata Getty Villa. La villa ora ospita le sculture romane, etrusche e greche, come l'atleta di Fano. Fra le opere esposte al Getty Center di Los Angeles ricordiamo Iris di Vincent Van Gogh. Bellissima opera. E con questo... Sì, servirebbe abbastanza da te. Comunque, con questo consiglio noi ci lasciamo per la prossima settimana. Buon ascolto a tutti e buona settimana. Ciao! In onda ogni venerdì, fraseguici su Radio Baiano, noi ti abbagliamo, noi ti invogliamo sempre di più. E tu, tra fatti e rifatti che non sanno i fatti, fatti da parte se non segui l'arte, noi fatti d'arte senza un perché, noi con Monet, tipo Moet, alziamo il tasso alcolico e stabiliamo un contatto radiofonico. Io ho fatto cronico d'arte in parte, frate, impara là e metti là da parte, come il detto, come non detto, corra qua fra fatto un'opera d'arte, frase ad effetto, come un tiro, questo è l'effetto. Dopo un tiro, come un fakiro, cammino su beat, come un postino ti porto sta hit, ti mando in tilt, come un flipper, sta radio sballa, chiama la popper, Alex, Nino, Bernadette, seguici brother.